Siamo alla seconda puntata del 2022 di Buonanotte Mercati, una settimana di passione, sudore, sofferenza, sotto tanti punti di vista. Con la Fed che ha dato la notizia che molti si aspettavano, ma non così in anticipo, almeno si aspettavano che questa notizia venisse data più avanti. Comunque senza fretta, parliamo di una cosa, una volta assieme, ma dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati su Io Risparmio, io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati per te e per voi, vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Come sempre parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti. Parliamo delle performance timida degli indici degli Stati Uniti d'America nell'ultimo giorno della settimana, con l'indice Dow Jones che è sostanzialmente rimasto in parità. È un S&P 500 che è praticamente a un meno 0.41% e il Nasdaq che ne ha fatto da padrone purtroppo in termini di negatività con un meno 0.966%. Cali non importantissimi, ma se andiamo a guardare il trend settimanale invece non è stato comunque un trend totalmente positivo. Se infatti andiamo a guardare la settimana nel suo complesso, i cali sono stati maggiori. L'S&P 500 che si è fermato a un meno 2.13%, il Dow Jones invece che ha fatto un po' meglio, fermandosi a un meno 0.29%. L'indice peggiore americano di questa settimana passata è sicuramente il Nasdaq, che ha chiuso con un quasi meno 5%. Sono tante le dinamiche che hanno influito in questi cali e in generale alla flessione più marcata del Nasdaq. In primis una delusione del comparto tecnologico in termini di risultati finanziari ha dato un po' il via a tutta questa storia, ma sicuramente quello che ha dato la maggiore spinta verso il ribasso è la notizia che la Fed ha intenzione di andare ad anticipare il taglio dei tassi di interesse, cosa che si paventava molto più là nel tempo, ma che invece si pensa già potrebbe iniziare a marzo. Altro fattore che ha tirato giù i mercati americani è ovviamente il rallentamento di molti indicatori economici. Lunedì, per esempio, era stato il manufacturing PMI ad aver fallito le previsioni, poi martedì ha rincarato la dose l'ISM Manufacturing PMI e anche le nuove offerte di lavoro misurate a novembre. Queste erano purtroppo in flessione. Mercoledì è stato il turno delle scorte di crude oil, anche queste in flessione. Giovedì 6 gennaio, invece, il giorno dell'Epifania, la crescita dei sussidi di disoccupazione, che è stata appunto in aumento, ha dato un'altra notizia poco rassicurante, così come l'ISM del non manufacturing. Ma la vera botta, secondo me, si è avuta proprio il venerdì 7 gennaio, con il non-farm payroll e le private non-farm payroll, due indici che misurano la creazione di nuovi posti di lavoro, risultando purtroppo sotto le previsioni, anche di parecchio. A dicembre sono stati creati negli Stati Uniti 199.000 posti di lavoro contro i 400.000 previsti, praticamente la metà. Detto questo, però, il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti d'America è sotto il 4%, per cui si tratta solo di una risposta, secondo me, di pancia dei mercati. In Europa, invece, la settimana è stata comunque altalenante in dipendenza del mercato di riferimento. Per esempio, l'Eurostoxx 50 ha chiuso comunque a fine settimana un più 0,17%, con l'indice austriaco ATX che ha avuto la migliore prestazione del comparto europeo con un più 2,87%, seguito da quella di Budapest un più 2,44%, mentre il WIG, quello di Varsavia, la borsa polacca, ha un indice con un più 1,99%. L'Italia con il suo FTSE MIB invece si è fermato allo 0,99%, però comunque è un segno più. Per quanto riguarda le borse extraeuropee invece sicuramente è da notare la prestazione dell'indice turco con un più 9,46% su base settimanale, anche se il mercato, come si ben è a conoscenza, sta affrontando non pochi problemi a causa della svalutazione della propria moneta e della iperinflazione che ha colpito il paese. I mercati peggiori risultano essere la Danimarca con un meno 5,7% e il Brasile a un meno 4,1%. Anche il mercato cinese ha perso qualcosa, non dando il meglio di sé, stando poco sotto il meno 3%. Per quanto riguarda i comparti, i mercati sicuramente in ascesa questa settimana sono stati l'energetico con un più 13% di guadagno e l'oil and gas poco sopra il 9%. Parliamo di Stati Uniti d'America, come sempre, essendo il mercato di riferimento. Questa settimana causa anche il calo del Nasdaq, il comparto del software perdere un meno 8,5%, mentre quello del Life and Sciences un meno 10,05%. Per quanto invece riguarda le criptovalute, l'ultima settimana è comunque stata in calo, con la situazione ad oggi, sabato 8 gennaio 2022,
di un Bitcoin che perde quasi un 11% da inizio settimana e un Ethereum con quasi un meno 13% di perdita, 13,5% in realtà. Tra le valute a grossa capitalizzazione anche il drawdown di Solana è importante con un meno 16% e Terra Luna che perde un meno 20%. Anche il token di Binance BNB lascia sul terreno un meno 11%. Se si guarda invece il crypto total market, inclusivo del BTC, si arriva a calmierare la perdita media con una discesa totale dell'indice che sarà attorno al meno 11%. Bene, 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 eccoci arrivati anche al mini aggiornamento dei mercati per quanto riguarda la settimana appena passata. Spero che questo contenuto sia come sempre apprezzato di gradimento e se così non fosse, per favore fammelo sapere perché nei commenti qui sotto e se lo fosse, ovviamente, lascia un altro commento per fammelo capire. Un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, questo che è un ottimo investimento. Inoltre, se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Per quanto riguarda Buonanotte Mercati, bene, torniamo lunedì prossimo come ogni lunedì. Invece per noi ci vediamo domani con un nuovo video. Grazie a tutti, ciao!